Buonasera. Il Lions Club Agrigento Host ha voluto organizzare questo service che stasera affronta l'argomento dal titolo La nostra vita, la pandemia, la tecnologia e i social. In questa nuova formula, che è quella televisiva, per dare la possibilità a tutte le persone, sia da casa che sui social, di assistere a un dibattito con i nostri ospiti illustri che saluto e vi presento. Abbiamo con noi il professore Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi, insegna comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Studi di Messina, dove è delegato del rettore alla comunicazione dell'Ateneo e coordinatore didattico del Master in Social Media Manager. Tanti gli incarichi come docente anche all'estero, in Spagna, in Polonia, ha intrapreso da alcuni anni una battaglia personale contro il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. È columnist del quotidiano americano La Voce di New York e autore della rubrica Piraterie nelle pagine culturali del quotidiano La Sicilia. È anche un Social Lions, infatti è secondo vicepresidente del Lions Club Valle dei Templi, vicepresidente nazionale di Sosan Lions, l'organizzazione di volontariato che si occupa in Italia e nel mondo di solidarietà sanitaria, ed è componente del comitato di redazione della rivista nazionale Lion, del multidistretto Italia del Lions Club International. Grazie per essere con Grazie a noi. voi. E invece alla mia destra la dottoressa Rosa Maria Gaglio, che è una nostra social Lions da tanti anni, è neurologo, sin dalla sua istituzione è stata fino al 2020 direttore dell'unità operativa complessa di neurologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dal 2000 al 2013 responsabile dell'unità valutativa Alzheimer nello stesso ospedale. Grazie per essere con noi. In collegamento invece abbiamo l'ingegnere Achille Furioso, che è presidente Buonasera. dell'associazione Generazioni Consapevoli di Agrigento e anche segretario del Lions Club Agrigento Host. Prima di dare la Buonasera a parola agli tutti. ospiti, buonasera Achille. Prima di dare la parola agli ospiti, abbiamo un saluto del nostro governatore del distretto Lions 108YB Sicilia, che è l'avvocato Mariella Sciammetta, che ha registrato per noi un videomessaggio. Vediamolo insieme. Carissima Barbara, grazie per l'opportunità che mi hai dato di potervi fare un saluto anche se a distanza. Mi complimento con te, con il club Agrigento Oste per la bellissima iniziativa che hai organizzato. Il tema è molto importante. Sappiamo tu bene che la pandemia ci ha sconvolto le nostre abitudini, ha sconvolto le nostre vite, ci ha fatto scoprire anche nuovi modi di comunicare, e in particolare noi Lions ne sappiamo qualcosa. L'unico modo che ci sta restando per incontrarci in questi lunghi mesi sono state proprio i mezzi di comunicazione virtuali, le videoconferenze. Allo stesso modo, anche per i ragazzi, la DAD è stata lo strumento per poterli fare comunque continuare a studiare. E certo, sono opportunità, ma ci sono anche tanti rischi e questi rischi soprattutto devono essere esposti e ben fatti comprendere soprattutto ai giovani, ai ragazzi che tante volte da soli rimangono di fronte alla rete con tutte le insidie che la rete riserva, ahimè, non solo ai ragazzi ma anche a noi adulti che non siamo tanto avvezzi a questi mezzi. Lions Club International, lo sappiamo bene, ha una priorità da questo punto di vista molto importante e cerca di attenzionare i ragazzi. Noi abbiamo Interconnettiamoci ma con la testa, questo service che a livello multidistrettuale viene portato avanti con grande attenzione, soprattutto perché è estremamente utile ed importante. Quindi, cosa dire? Grazie,
Grazie per il tuo impegno, grazie a nome anche dei ragazzi e delle loro famiglie perché sicuramente ne trarranno giovamento. Ci sono relatori eccellenti, ci sono persone che hanno grande esperienza nel settore e sicuramente sapranno fornire le giuste informazioni perché quella che è oggi un'opportunità non sia una criticità. L'uso dei social, l'uso delle nuove metodiche di comunicazione è importante, ma bisogna trattarle con grande, grande cura. Grazie, grazie a tutti voi e a presto e buon lavoro. Ringrazio il governatore Mariella Sciammetta per le sue bellissime parole. Anche il presidente di circoscrizione, il dottor Nicolò Scaturro, ha mandato un indirizzo di saluto al quale mi associo e che vi leggo. Un caro saluto al governatore del distretto 108YB, avvocato Mariella Sciammetta, alle autorità lionistiche, agli officer distrettuali di circoscrizione, di zona e ai soci tutti. Ringrazio particolarmente il presidente del Lions Club Agrigento Host, Barbara Capucci, per l'invito. Il tema di oggi è di grande attualità, dal momento in cui la nostra vita e quindi le nostre abitudini sono state stravolte. Ad esempio, i saluti, gli abbracci e tutte le manifestazioni delle nostre emozioni sono divenute virtuali. Sicuramente i relatori di oggi, il professor Francesco Pira, le cui competenze nell'ambito delle false comunicazioni sul bullismo e cyberbullismo sono conosciute e apprezzate, e la dottoressa Rosa Maria Gaglio, neurologa, professionista di grande competenza e vasta esperienza, saranno in grado di chiarire e spiegare gli effetti della pandemia nelle nostre vite e come stiamo utilizzando i mezzi di comunicazione. Buon lavoro a tutti. Grazie. We serve. Io ringrazio il presidente di circoscrizione e do subito la parola ai nostri ospiti, facendo la prima domanda al professore Pira. Professore, allora, quale ruolo stanno giocando i social network durante questa emergenza e com'è cambiata la nostra vita dal 9 marzo 2020 ad oggi? Beh, è passato un anno molto complesso, un anno in cui abbiamo cambiato completamente le nostre abitudini, un anno in cui siamo passati da uno stato che giornalisticamente è stato definito di infodemia, una caccia disperata per capire cos'era questo virus, dove arrivava, che effetti poteva avere, alla psicodemia, al terrore di questo virus. Fino ad arrivare ai nostri giorni in cui tutta la disinformazione si è spostata sui vaccini. In mezzo ci siamo trovati governi che in tutto il mondo, di fronte ad un virus che ha iniziato a fare morti, ha deciso per un soluzionismo che poteva appoggiarsi soltanto a quella che è stata definita la tecnologia della sopravvivenza. Quindi abbiamo utilizzato la tecnologia per qualunque rapporto, come giustamente si diceva prima, la tecnologia è stata messa al servizio di tutto, per la didattica a distanza, per lo smart working, per i rapporti personali. E quindi abbiamo deciso che la tecnologia diventava la nostra compagna vera di vita. Rispetto a tutte quelle che erano le connessioni che avevamo con il mondo esterno. Quindi la nostra vita è completamente cambiata e sicuramente cambierà per sempre. Grandi personaggi come Bill Gates ci dicono che subito dopo la pandemia no, avremo una minore mobilità, continueremo ad utilizzare tantissimo le tecnologie, quindi la nostra vita sarà diversa, per cui quella presunta normalità che vogliamo raggiungere sarà una normalità diversa. Tutto questo ha inciso su varie fasce della popolazione, dai più piccoli agli adolescenti, a noi che abbiamo dovuto vivere in delle forme di coabitazione che sono forzate e che quindi hanno ridotto gli spazi stessi anche all'interno della nostra stessa casa. Quindi è cambiato completamente tutto. Da sociologo, da studioso della società, devo dire che abbiamo visto uno stravolgimento totale anche negli atteggiamenti. In una realtà che era già cattiva di sé nel 2019, prima che
partisse un po' tutta questa pandemia, l'Istat diceva che il nostro paese è affetto da cattivismo, quindi si è sommato questo cattivismo a una situazione di emergenza, dove tutti si sono trovati impreparati. A questo bisogna aggiungere un aspetto molto importante, che sia la politica, quindi le istituzioni, hanno dato in mano tutto alla scienza. La scienza si è trovata a dover prendere delle decisioni anche di carattere politico e c'è stata una crisi di autorevolezza fortissima degli esperti, perché noi vedevamo anche dal punto di vista mediatico delle cose abbastanza inquietanti, un virologo che diceva una cosa, l'immunologo che diceva il contrario, l'anestesista che ne diceva un'altra, e tutto questo ha creato una situazione di grande confusione e di grande incertezza che non ha permesso di poter vivere questo momento così difficile dal punto di vista del diritto alla salute, dal punto di vista dell'economia, non dico con serenità, ma nemmeno con un approccio, più soft rispetto a quello che era appunto la pesantezza del momento. Quindi, il quadro non è un quadro facile, confortante, di semplice descrizione. Si sono acuiti alcuni aspetti che riguardano la depressione, che riguardano soprattutto anche la vita di alcune fasce, no? Pensiamo al dato del Bambin Gesù che ci dice che il 30% di ragazzi in più rispetto nel periodo dal febbraio al dicembre del 2019 hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari per tentativi di suicidio o per autolesionismo. Il rapporto dell'UNICEF che ci dice allo stesso tempo che aumenta la depressione soprattutto dei bambini e dei ragazzi. Ecco, questi dati sono dei dati che ci fanno riflettere. Io stesso ho condotto una ricerca e anche da questa ricerca vengono fuori dati di solitudine, dati di inquietudine, dati di bisogno di fisicità, che poi si compensava nella continuità dell'uso delle tecnologie. Quindi tutto questo è molto inquietante e ancora purtroppo da questo tunnel non siamo usciti. Ci sarà una cura, secondo te, per poter uscire in futuro da questa situazione Non così? so se è un problema di cura o è un problema di riproposizione di un modello sociale che sarà completamente diverso. Poi ci saranno anche dei carichi di responsabilità, dobbiamo pensare, dopo che si vaccineranno tutti i paesi industrializzati, a tutte quelle parti di mondo che fino ad ora non hanno nemmeno pensato al vaccino e dove le persone continuano a perdere la vita. Quindi ci dovrà essere una presa di coscienza da parte delle superpotenze nei confronti dei più poveri del mondo. È una situazione in grandissima evoluzione, per questo penso che anche una grande istituzione come il Lions Club, che ha già fatto tanto, potrà continuare a fare tanto e anche già mettere a disposizione, diciamo, le professionalità anche solo per affrontare questi temi è già un impegno concreto ed è un impegno di cui i territori hanno bisogno, in un momento in cui abbiamo riscoperto anche nelle nostre zone delle sacche di povertà che erano impensabili fino a qualche tempo fa. L'8 marzo, credo se non sbaglio, è uscito il tuo nuovo libro dal titolo Figli delle app. Di cosa parla? Ma è un libro dove io affronto la pandemia, perché il terzo capitolo contiene proprio una survey fatta su 1858 ragazzi e ragazze delle medie e delle superiori che hanno risposto a 17 domande. Il libro naturalmente è una sorta di viaggio dai figli delle stelle, che erano i ragazzi che vedevano la televisione, ai figli delle app, che sono i born mobile, i ragazzi di oggi, che sono nati mobili, che sanno usare perfettamente le nuove tecnologie e che hanno un'applicazione che li porta dalla culla alla tomba, hanno un'applicazione per tutto e che vivono questa vita, diciamo, molto vetrinizzata, con questo io iperfluido che si muove sui social network, che si propone costantemente, nel piacere agli altri più che piacere a se stessi. E quindi ho cercato un po' di analizzare, questo adolescente tipo e questo preadolescente tipo e racconto appunto come sono questi figli delle app in un viaggio che è un viaggio fatto di 23 anni di ricerche, appunto partendo dal rapporto tra bambini e televisione del 1997, la mia prima ricerca, fino ai nostri giorni. E viene fuori uno spaccato
abbastanza interessante, con genitori molto adolescenti, genitori sono adulti che fanno gli adolescenti e che hanno bisogno di trovare un processo formativo che faccia comprendere quali sono i codici e i linguaggi dei loro figli, che in questo momento hanno bisogno di essere ascoltati e non hanno bisogno di essere giudicati. La pandemia, dicevamo prima, e l'isolamento fisico hanno sicuramente aumentato le insicurezze e le fragilità degli adolescenti e dei preadolescenti. Quali sono i rischi a cui vanno incontro? Ma il rischio sociale è intanto, per esempio, come dice Papa Francesco, di oscurare i sogni di questi ragazzi, di cancellare un po' quelle che sono le loro aspettative. Sentire quotidianamente che bimbi di 11, 12 anni, 10 anni per inseguire una sfida su TikTok perdono la vita, si suicidano, ragazzi che per inseguire un'altra sfida, bevono del liquido che poi è mortale, insomma, tutte queste cose sono abbastanza inquietanti. Il rischio è che la voglia di apparire rispetto al gruppo di pari che nasce dall'insicurezza, che nasce dalla fragilità, poi ti può portare a fare delle cose, a estremizzare le emozioni e farle diventare delle cose che possono essere letali per tutti questi ragazzi. Quindi noi dobbiamo assumerci la nostra responsabilità, non colpevolizzare le famiglie, ricreare un asse forte, un'alleanza educativa fortissima tra scuola, mondo del volontariato, mondo del sociale, la chiesa, tutti coloro che sono pronti a fare un'alleanza educativa per combattere quella che è una vera e propria emergenza educativa. Noi, sappiamo che questi ragazzi, perché questo emerge dalle ricerche, sono ragazzi molto fragili, che hanno paura. Noi dobbiamo aiutarli a vivere una vita che loro meritano e lo dobbiamo fare consapevoli che non è facile andare a strutturare un percorso, soprattutto per i genitori che in questo momento hanno il problema di arrivare in fondo al mese, hanno il problema di garantire loro una certa tranquillità. E quindi è tutto molto difficile, però non mi sembra un'operazione impossibile, bisogna dare speranza a questi ragazzi, bisogna stare insieme a loro e soprattutto mettersi in una posizione di ascolto. È la cosa più importante che noi adulti dobbiamo fare. Dicevamo che questo isolamento quindi ha sicuramente contribuito ad aumentare i rischi, no, del cyberbullismo, anche di queste challenge, no, ce ne vuoi parlare appunto perché c'è Sì, stata una sì. notizia di recente, no, di una ragazzina Sì, piccolissima, giovanissima, che si è tolta la vita. c'è stata una a Palermo, c'è stata un'altra a Ivrea, ma io credo, c'è un caso sospetto in provincia di Ragusa, io credo che non i miei dati, ma quelli della polizia postale ci confermano che durante il periodo del lockdown c'è stato un aumento dei reati legati appunto a un utilizzo deviato della rete. Quindi credo che questo ci deve far riflettere su quanto noi siamo pronti, al di là delle leggi, al di là della repressione, a lavorare per un cambio culturale che deve essere indispensabile, per delle attività di prevenzione che devono educare i ragazzi appunto alle emozioni, al rispetto dell'altro, al rispetto del proprio corpo e di quello degli altri e soprattutto un uso consapevole delle nuove tecnologie. Allo stesso tempo però bisogna creare delle vere e proprie scuole per genitori, per dare ai genitori la possibilità di intervenire sui loro ragazzi, di controllarli, senza stressarli, ma di rendersi conto qual è l'uso dei media, dei videogiochi, degli smartphone che fanno i loro figli 24 ore su 24. Infatti, a tale proposito, infatti volevo, perché essendo mamma pure io sono preoccupata per mia figlia, insomma è ancora piccolina, però arriverà anche lei a questa situazione, insomma, a viverla in prima persona. Ti volevo chiedere se esistono degli strumenti che possono aiutare i genitori proprio a monitorare, a permettere un accesso anche più sicuro alla rete per Sì, i propri ce ne figli. sono Ci tante, sono? sono delle applicazioni di parental control che permettono proprio di capire quando i figli entrano su un determinato sito, quando escono, si possono bloccare. Bisogna però conoscerle e non tutti i genitori hanno queste competenze tecnologiche, non tutti i genitori hanno tempo di dedicarsi a queste cose, per questo io penso che è necessaria Una formazione una scuola e proprio, una sì. formazione per spiegare ai genitori proprio come procedere.
Grazie, Grazie. grazie a voi. Dottoressa, passiamo adesso a parlare dai giovani agli anziani, perché insomma la pandemia ha coinvolto un po' tutta la società. Quindi io le volevo chiedere, la pandemia e il lockdown hanno avuto un forte impatto su tutta la popolazione, appunto, ma in particolare sulle fasce più deboli, che sono i bambini e gli anziani. Cosa possiamo dire a proposito degli anziani? Sì, allora, quando noi parliamo di anziani e parliamo della percezione della solitudine e dell'isolamento, questo è un fatto, diciamo, anche epocale che nasce anche prima del lockdown e della quarantena. Cioè, la percezione di solitudine e di vulnerabilità che ha la persona anziana è qualcosa che è abbastanza diffusa e la possibilità di avere delle relazioni parentali. E avere contatti con amici, la possibilità di poter rincontrarsi, diciamo, in chiesa, nei luoghi di culto, in centri, diciamo, di associazione, come per esempio per i dementi può essere un caffè Alzheimer o un centro diurno, sono certamente dei fenomeni di compenso che danno sicurezza, fanno superare il senso di solitudine e fanno percepire un senso di appartenenza e di partecipazione alla vita. La pandemia e quindi di conseguenza il lockdown è stato un momento in cui tutte queste cose, tutte queste, diciamo, questi aspetti relazionali con le persone anziane, diciamo, parliamo delle persone sopra i 65 anni, sono venuti meno. E il fatto, diciamo, più importante è quello che sono venuti meno all'improvviso, non è stato un fatto graduale, per cui improvvisamente queste persone si sono trovate nell'impossibilità, specialmente nella prima fase, di poter relazionare con i parenti, di poter ricevere i parenti, poter essere in contatto con gli amici. E ciò ha permesso a queste persone di cercare dei meccanismi di difesa, meccanismi di difesa che piano piano per le persone che con maggiore resilienza sicuramente sono venuti fuori. Però è giusto fare un distinguo quando parliamo di anziani. L'anziano, abbiamo detto, è la persona che ha più di 65 anni, però immaginiamo questa fascia di anziani e quanta eterogeneità c'è in questo gruppo di persone. Esiste l'anziano che vive in un contesto familiare con un compagno, con dei figli, che è in buone condizioni economiche. L'anziano che vive da solo con una badante, l'anziano che vive in un istituto, in un RSA, in un centro di ricovero, l'anziano sano, l'anziano malato che ha bisogno di assistenza. E quando parliamo di persona malata, perché purtroppo questa fascia d'età è una persona che per un fatto biologico è più predisposto ad essere ammalato, e quindi la percentuale di malattia in queste persone certamente è più alta. E parliamo di malattie che sono molto diverse, malattie che compromettono le funzioni motorie e malattie che compromettono le funzioni cognitive. Cioè, una persona che ha un cardiopatico, per esempio, un paziente oncologico, può andare in bagno per lavarsi, può mangiare da solo, può uscire. Una persona che ha un problema motorio, un parkinsoniano, una persona che è paraparetica, una persona che ha una demenza, chiaramente ha bisogno degli altri per poter compiere tutti i suoi atti quotidiani, perlomeno anche le cose più semplici. E quindi, facendo questo distinguo, le reazioni, le conseguenze sono un pochino diverse a secondo le fasce di persone che noi vogliamo esaminare. E già, se vogliamo, ecco, fare un esempio, ecco, che ci può aiutare in qualche modo, e possiamo pensare per esempio a quello che è successo nel periodo della pandemia della SARS e dell'Ebola. E lì ci sono studi, molti studi che hanno esaminato le conseguenze sugli anziani della pandemia, e le conseguenze principali sono state quelle di reazioni di paura, reazioni di ansia, grande depressione, diciamo tendenza a suicidio, suicidi, diciamo, per motivi
diversi in una situazione diversa, e poi la grande paura di essere vittima del contagio e paura di essere la causa del contagio dei propri familiari. Paura che si estendeva ad una, che arrivava ad un disturbo post-traumatico da stress, quanto si vedeva, per esempio, si viveva in un posto in cui il proprio vicino moriva, un'altra persona moriva, e quindi questo determinava un grande ritiro sociale. In altre persone invece si è visto come i disturbi psichiatrici, se non c'erano, comparivano nelle persone in cui avevano disturbi cognitivi. E quindi già avevano altri disturbi associati, magari comparivano altri disturbi psichiatrici, deliri, stati confusionali, disturbi del sonno e tutto il resto. Questi sono studi antichi. Per quanto riguarda, diciamo, studi vecchi che ci possono aiutare a capire anche la situazione attuale. La situazione attuale, chiaramente, non ci sono molti studi, degli studi sono stati fatti in America, in Europa. Uno studio italiano che ha multicentrico, che ha coinvolto 87 centri italiani da nord a sud, con interviste telefoniche, ha praticamente esaminato le situazioni di circa 5.000 persone, facendo interviste sia ai pazienti, alle persone anziane, non li voglio chiamare pazienti, e sia ai loro familiari. Queste interviste hanno portato fuori a dei risultati, come sono state diverse le situazioni a secondo i casi, e come è stato diverso all'inizio, quando ci si è trovati, diciamo, quasi impreparati, perché al primo lockdown, e anche nell'assistere le persone, nel trovare meccanismi di compenso. Sì, ci siamo trovati impreparati e nello stesso tempo abbiamo creduto che questo dovesse finire molto presto. Per cui in realtà quello che succedeva è che le compense erano più semplici nel senso magari i nipoti, i vicini di casa portavano la spesa, i volontari portavano le cose da mangiare, portavano il pranzo, facevano compagnia. Insomma, qualcosa, diciamo, di abbastanza poco strutturato. Man mano che il tempo passava, alcuni centri, in particolare alcuni centri del nord, si sono organizzati un po' diversamente, che certo ci si augura che quello che io sto dicendo possa essere qualcosa che possa, diciamo, coinvolgere molti, molti altri centri. E allora sono cominciate dei veri e propri servizi per gli anziani, servizi che hanno coinvolto le tecnologie. Ecco, infatti Perché? questa era la domanda che volevo farle, appunto. Qual è stato il ruolo della tecnologia E in questa allora, situazione? che cosa è successo? È successo questo, che al di là del fatto che si è invitati gli anziani ad utilizzare molto, ma lo hanno fatto anche altri spontaneamente, chiaramente la coscienza della pandemia, coscienza della situazione era diversa dall'anziano perfettamente sano all'anziano molto demente, con una demenza grave che non ha avuto mai coscienza di nulla. Alcuni si sono da soli organizzati a usare il telefono moltissimo, le chat, le SMS e le videochiamate. Le videochiamate sono state qualcosa di molto molto importante, e la possibilità anche di streaming, di fare piccole riunioni, e addirittura in un centro del nord si è creato un servizio che hanno chiamato non connesso, nel senso che noi sappiamo che all'inizio del lockdown che cosa è successo? È successo che le visite, diciamo, per i cronici si sono ridotte moltissimo, si facevano solo le visite urgenti. Questo ha creato un aumento della patologia cronica e anche una maggiore mortalità per le patologie croniche. I controlli per i pazienti oncologici sono stati più diradati, e per i pazienti cardiopatici uguale. Si andava in ospedale più difficilmente, quindi in una situazione a volte più grave, più avanzata, quindi in cui si poteva intervenire più tardi, per cui le morti per patologie cardiovascolari, oncologiche e l'aggravamento di queste patologie chiaramente è stato importante. Conseguente a questo,
diciamo, allontanamento delle patologie che avevano caratteristica di emergenza. Quindi questi pazienti venivano visitati a casa solo per situazioni o portati in ospedale di emergenza. A un certo punto, in particolare in questo contesto particolarmente avanzato, oltre le visite in presenza, si sono create delle visite diciamo, con la telemedicina, in videochiamata, per cui costantemente il medico seguiva il paziente attraverso la videochiamata, constatando la sua motilità, constatando discutendo con lui, per cui Inviando si foto anche valutava. magari, no? No, il video faceva vedere il Video. filmino e quindi si vedeva praticamente anche, ragionava con il medico e quindi poteva anche esprimere le sue paure, poteva esprimere anche la Certo. compromissione del peggioramento dei suoi disturbi e quindi consigli clinici attraverso questa cosa. Un tutor è uno studio, è il più recente che c'è, questo di cui sto parlando, è forse il più grosso che hanno fatto ultimamente. E poi un tutor che riusciva a imparare ai pazienti più, diciamo, predisposti ad utilizzare il cellulare, la videochiamata, a usare tutte queste tecniche, e chi non riusciva a farlo era il tutor stesso che faceva fare la videochiamata con il parente. Poi questo naturalmente si è esteso anche in altre situazioni diverse. Poi quello che si è visto, i risultati di questo studio, quali sono stati? Sono stati quelli chiaramente che una persona ferma, immobile, che non faceva più la sua passeggiata, non faceva più la fisioterapia, che non usciva, che non andava al caffè Alzheimer, che non andava al centro diurno, diventava una persona costantemente a casa con un carico per il caregiver, la famiglia, diciamo grande, cioè 24 ore su 24, per cui aumentavano i conflitti familiari, Ecco, gli infatti spazi di cui parlava dicevo giustamente il proprio per i professore, familiari, no, che hanno assistito i e quindi i parenti. fenomeni di Sì. ansia, nel senso di abbandono da parte delle istituzioni, coinvolgeva i caregiver, che anche loro hanno manifestato Che depressione, sono i ansia, familiari che disturbi del sonno assistevano, no, nel e tutti momento del questi bisogno. disturbi. E questo E quali conseguenze si sono avuti per questi familiari che si sono ritrovati, insomma, a dover Anche per assistere? questo, anche per queste persone che abbiamo detto hanno avuto queste conseguenze, nel senso che hanno avuto reazioni emotive abbastanza importanti, e più che altro si è cercato di creare dei momenti, chiamiamoli ricreativi, perché per il caregiver è indispensabile riuscire a staccare la spina dall'assistenza al paziente. In particolare stiamo parlando di dementi principalmente, ma anche di pazienti con, diciamo, disabilità motorie, l'assistenza in un paziente con una disabilità motoria è pure grandissima, e quindi momenti ricreativi assolutamente necessari per poter mantenere l'equilibrio psichico di queste persone, e quindi un'alternanza di assistenza nei confronti di queste persone. Quello che poi sono state giustamente i disturbi che hanno sono venuti fuori, sono proprio quelli di cui parlavamo prima, quindi per quelli che avevano patologie motorie, il fatto che non avevano più la possibilità di potersi muovere anche all'interno della casa, a fare la passeggiatina, fare la fisioterapia, sono peggiorati tantissimo. Come sono peggiorati proprio i pazienti con i problemi cognitivi? Noi sappiamo che anche la motilità è un mezzo per migliorare le nostre competenze cognitive, e non potendo dare a queste persone la possibilità di muoversi, perlomeno in maniera adeguata, i problemi cognitivi sono peggiorati, le demenze sono peggiorate, e in alcune sono insorti i disturbi cognitivi, in alcuni sono comparsi anche sintomi che prima non avevano, crisi di agitazione, irritabilità, deliri.
sono tutti i disturbi che sono comparsi in soggetti che prima non li avevano mai manifestati. Certo, quindi. Chiaramente l'uso di psicofarmaci in questo periodo è aumentato Aumentato, sì. e Questa quindi diciamo, è la chiaramente situazione. l'assistenza è stata un pochino più pesante, più intensa. Bene, io volevo fare intervenire adesso l'ingegnere Achille Furioso che è in collegamento con noi. Ci senti, Achille? Sì, Presidente, Presidente, ciao anche Barbara di tu nuovo, ciao dell'associazione. Francesco. Scusami, non parliamo insieme, se no non si sente. Ok. No, ti volevo un attimo presentare, sei il presidente dell'associazione Generazioni Consapevoli, sei anche il segretario del Lions Club Agrigento Host. Di cosa si occupa la tua associazione? Come state vivendo questa situazione generale? Sì, allora la nostra associazione, intanto grazie per averci invitato, volevo intanto, come dire, esprimere la soddisfazione anche per il tema che trattate, perché ci date la possibilità di intervenire in un momento di grande difficoltà, soprattutto per noi genitori, che Generazioni Consapevoli nasce da un bisogno dei genitori di confrontarsi e di condividere esperienze a cui provare a trovare insieme soluzioni assieme ad esperti di settore che ci possono indirizzare. Quindi nel marzo del 2019 ci siamo presentati con 50 soci fondatori, tra cui dirigenti scolastici, docenti universitari, docenti delle scuole superiori, medie, professionisti, avvocati, architetti, anche studenti, abbiamo nonni. Abbiamo messo insieme un po' uno spaccato della società con cui poterci confrontare per dare quelle risposte che spesso non riuscivamo a dare, non riusciamo ancora adesso a volte a dare, quando all'uscita dalla scuola ci si confronta tra genitori, ci si racconta delle esperienze dei figli, specialmente in fase adolescenziale. Io dico, una delle cose che un po' ci ha spinto, uno degli esempi che un po' ci ha spinto a metterci insieme e a dire l'unione fa la forza era una cosa sì, che vi racconto, è di un genitore che cercava di tenere tranquilla tua figlia adolescente, se aveva 16 anni, 17 anni, non ricordo bene, e temeva che stesse cominciando a fumare o a bere o tutte quelle cose che si rischia, tutti quei vizi che si rischia di, quelle cattive abitudini che si rischia di acquisire a quell'età. Non c'era ancora la pandemia a quel tempo, qualche anno fa, e quindi si usciva alla sera, c'era il problema dell'orario del rientro, tutte queste dinamiche che noi genitori, con cui noi genitori dobbiamo continuamente confrontarci. E raccontava che un giorno, dopo che aveva costretto il figlio a rientrare a scuola, a rientrare tardi la sera, a tornare a un certo orario la sera, si è andato a coricare, si alza nel bel mezzo della notte, alle 2 di notte, dove sto figlio che doveva essere rientrato non lo trova e questo genitore esce per andare a cercare, capite che alle 2 di notte doveva essere a casa questo ragazzo e non c'era. Cosa fa? Lo trova in piazza a San Leone davanti al Tropical con una sigaretta in mano con gli amici. Cosa pensa bene di fare? Pensa bene tra virgolette, prende e dà uno schiaffone davanti agli amici. Ecco che si scatenano dinamiche anche di riflessione di questo genitore che capisce di aver sbagliato, che capisce, si interroga su dove ha sbagliato, sul fatto se è giusto utilizzare questi tipi di sistemi coercitivi, su dare degli orari. Ecco che da lì, questo è uno degli esempi, dei tanti esempi che mi è piaciuto raccontare, che sono arrivati a noi, il gruppo di genitori che si è voluto unire per formare un gruppo di un'associazione che vuole mettere a sistema, mettere insieme le testimonianze, mettere insieme le esperienze per poter trovare delle soluzioni. E come fare questo? Fare questo assieme a un gruppo di psicologi che è dentro la nostra associazione, metterle assieme a persone che hanno un'esperienza personale docente, metterle insieme attraverso mettere insieme queste esperienze, mettere insieme quando non c'era la pandemia, attraverso degli incontri che sono stati fatti nel passato, anche visto che parliamo di tecnologie, visto che parliamo di social, l'abbiamo fatta con responsabili regionali della Polizia Postale. L'anno scorso è venuto il dottore Re, assieme al qui presente professore Pira, abbiamo occupato tutta un'aula
dell'Anna Frank, diretta dal vicepresidente della nostra associazione, che è il dirigente scolastico Alfio Russo. C'era la professoressa Sermenghi. E abbiamo tratto tutta una serie di spunti e di consigli da dare ai genitori proprio nell'utilizzo della tecnologia e dei social. Questa è una delle tante esperienze che abbiamo condiviso con i genitori di grande successo, perché da lì si è avviato a macchia d'olio un dibattito costruttivo, perché non è la solita chat delle mamme in cui ci si parla e basta, ma è chiaro che da queste forme di incontro che abbiamo potuto, come dire, condividere in presenza, nascono degli spunti che vengono poi filtrati dagli esperti che sono presenti durante gli incontri e anche dopo. Perché una delle punti di forza dell'associazione, che si è sviluppata molto di più in questo momento di pandemia, è proprio quello che si era proposto l'utilizzo delle tecnologie e dei social. Perché? Perché vedevamo noi genitori di non essere all'altezza dei nostri figli, come giustamente diceva poco fa il professore Francesco Pira. E noi genitori non siamo stati spesso all'altezza dei nostri figli nel comprendere la loro, tra virgolette, capacità di immergersi nella vita virtuale, con i loro linguaggi, con le loro attitudini. Quindi a volte non siamo stati in grado di cogliere quegli allarmi che avremmo fatto bene invece a cogliere per evitare che succedessero le cose drammatiche, gli eventi drammatici a cui avete fatto cenno all'inizio, uno per tutti, diciamo, l'applicativo TikTok che tanto male sta facendo ai nostri giovani adolescenti. Per tornare alla nostra associazione, la nostra associazione ha quindi come primo obiettivo quello di mettere insieme i genitori per superare le barriere intergenerazionali, per valorizzare, ma direi quasi, se mi consentite, visto che Barbara tu sei anche una docente a scuola, Francesco Pira è docente universitario, credo che bisogna creare, vogliamo essere anche da stimolo per creare una vera alleanza scuola-famiglia, perché in molti altri paesi del mondo, un po' più evoluti di noi in questo senso, l'alleanza scuola-famiglia è più concreta, è più fattiva, è più fattuale. In realtà i genitori si sentono a casa propria quando vanno a scuola. Qua, ancora quando squilla il telefono, da scuola ci chiamano, pensiamo sempre a cosa ha fatto di male mio figlio, perché mi stanno chiamando. Invece la scuola dovrebbe essere vissuta probabilmente in maniera diversa dai genitori, dovrebbero sentirla in maniera proprio visceralmente più vicina, anche soprattutto in questo momento in cui le difficoltà si sono, o le criticità sono aumentate. Quindi Generazioni Consapevole si propone di stimolare questa alleanza scuola-lavoro, scusate, scuola-famiglia per trovare le soluzioni migliori per aiutare i genitori e quindi ovviamente anche i docenti a scuola. E per questo io vorrei fare la prima domanda al professore Pira e agli altri che sono presenti: cosa praticamente si può fare per insegnare a genitori e probabilmente anche ai docenti a essere più capaci di interpretare i segnali dei nostri figli, a conoscere meglio il linguaggio delle app, dei social, perché è la prima forma di comunicazione a entrare nella giusta lunghezza d'onda con i nostri figli, è quella appunto di parlare il loro stesso linguaggio. Poi vorrei con l'occasione dire che riporto ovviamente il saluto di tutto il consiglio direttivo di Generazioni Consapevoli e vi invito a guardare la pagina Facebook di Generazioni Consapevoli e il sito ufficiale, e che proprio su questi temi il 25 marzo prossimo faremo un incontro in un altro webinar con proprio la Polizia Postale, con personale esperto che può, come dire, dare, rispondere in diretta alle domande che i genitori ci faranno pervenire, che porranno tramite Facebook o tramite gli applicativi che metteremo a disposizione.
Ho tante domande da porre ovviamente agli esperti Cominciamo che con sono la presenti. prima, cominciamo con la prima, Achille. Guarda, allora, viene, allora io direi che mi piace anche citare una delle frasi che ho letto in un libro che dice: dalla buona o dalla cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società. È una frase di San Giovanni Bosco, ma che è stata riportata nella prima pagina del libro Figli delle App del professore Pira, che è qui presente. E quindi siamo perfettamente in linea con quello che abbiamo detto noi e con ciò che l'associazione Generazioni Consapevoli si propone, cioè educare bene i nostri figli e fare squadra insieme. Per questo, ripeto, dico, la prima domanda è: fattivamente, praticamente, cosa possiamo proporre secondo te, Francesco, o anche la dottoressa Gaio, alla politica, a chi ci governa, al Ministero dell'Istruzione, per realizzare questa alleanza scuola-famiglia? In questo momento è molto difficile perché tutti sono concentrati sui vaccini, sulla pandemia. Sembra quasi, qualche giorno fa ero ospite di una trasmissione di Radio 3 Rai, c'era una giornalista, Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, che ha fatto proprio un libro che sta uscendo in questi giorni, che parla proprio dei bambini che sembrano completamente scomparsi, come se non esistessero. Anche durante tutto il periodo della pandemia i bambini sono scomparsi. È molto difficile dire cosa si può fare. Intanto è già importante che il Ministero, nelle indicazioni che ha dato di recente, ha spinto le scuole a creare degli sportelli di assistenza psicologica, a fare azioni di formazione non solo sui ragazzi, ma anche sui docenti, incontri con le famiglie. Quindi già qualcosa si sta muovendo, ma bisogna, secondo me, alzare un po' il livello dell'intervento, perché accade una cosa molto strana, e tra l'altro l'ingegnere Furioso è sensibilissimo su questo e lo ha dimostrato appunto anche con questo impegno di Generazioni Consapevoli. E ringrazio anche il Lions Club. Guardate, questa esperienza di questa sera è un'esperienza molto particolare, innovativa, sperimentale, perché per la prima volta un service va in televisione per entrare nella casa delle persone, e quindi si sta provando a ragionare insieme a voi su quelli che sono appunto i momenti di emergenza. Quindi ringrazio tantissimo la Presidente professoressa Cappucci per questa opportunità che ci dà di dialogare con i genitori attraverso questo mezzo straordinario che è la televisione, e attraverso la nuova fruizione della televisione, che è appunto, il social network. Quindi io credo che noi possiamo lavorare seriamente su due piani. Un piano, diciamo, di emergenza, tra virgolette, che è quello di affrontare la situazione che vede delle bare bianche che si ripetono. Cioè accade una cosa stranissima: muore la ragazza di 10 anni a Palermo, si accendono i riflettori, per 2 o 3 giorni si parla di questa cosa e poi tutto riprecipita nel silenzio. Poi si ricomincia, ragazza che muore a Ivrea, di nuovo si accendono i riflettori, si riempiono le pagine dei giornali, si fa qualche trasmissione televisiva e poi tutto riprecipita nel silenzio. Ed è questa spirale del silenzio su argomenti che sono incredibilmente importanti, che non può in qualche modo investire tutto il mondo della formazione, tutto il mondo dell'educazione. È il concetto stesso anche di educazione. Perché noi stiamo, non dimentichiamoci una cosa: quest'anno e quello precedente sono anni di grande sofferenza in cui noi stiamo togliendo qualcosa ai nostri ragazzi. Tutta la formazione che non hanno ricevuto l'anno scorso e quest'anno, con una didattica, diciamo, di sopravvivenza, perché di questo è trattato, non lo recupereranno. E quindi saranno deficitari rispetto alla loro preparazione, alla loro conoscenza, al loro patrimonio di conoscenza, che poi si riportano dietro per tutta la vita. Quindi
Secondo me questi sono argomenti che noi dobbiamo affrontare e la cosa che mi preoccupa, visto che l'ingegnere Furioso citava le istituzioni, è che in questo momento si continua a non parlare dei bambini, si continua a non parlare dei ragazzi, come se non esistessero, probabilmente o sicuramente perché non votano, però non esistono perché sembra che ci siano delle cose più importanti. Allora noi dobbiamo, adulti, spostare di nuovo l'attenzione. E non aspettare che ci sia il morto, e non aspettare che ci sia la bara bianca, e non aspettare che ci sia l'emergenza, e non aspettare che ci sia, come è accaduto a Palermo, la bambina che arriva in fin di vita. Ora non può essere una casualità che tutti questi bambini entrano in bagno e con una cinghia dell'accappatoio decidono di strozzarsi. Non può essere una casualità. Poi non si trova il video, non c'è il collegamento con la challenge, ma non può essere una casualità che tutti tentano di fermare il loro respiro quando sappiamo perfettamente che esiste una challenge che si chiama Blackout Challenge che proprio ti invita a fare questo. Quindi questo è anche un reato, un'istigazione al suicidio. Cioè noi dobbiamo da una parte perseguire e trovare una formula che secondo me non è una formula, è una formula molto complessa, perché se voi andate nelle scuole elementari e parlate con i bambini, vi dicono che sono tutti ancora iscritti a TikTok, nonostante possono iscriversi a 13 anni. Sono tutti che giocano tutti i pomeriggi, fanno video su A proposito di TikTok. questo, professore, io da sempre come genitore, come in questo caso rappresentante del mondo dei genitori, ti faccio una domanda. So che la risposta non è oggettiva, non è uguale per tutti, però un'indicazione di massima io la vorrei avere, perché almeno per fascia d'età, perché mi chiedo come faccio a verificare quello che fa mio figlio? Ormai il cellulare, il tablet gli viene regalato quando ha 5 anni, se non prima. E dico, e fino a che punto è lecito sacrificare la privacy dei nostri figli imponendogli di darci la password del loro tablet? E fino a che età eventualmente è legittimo ancora farlo? Chiaro che dipende anche dalla sensibilità di ogni figlio, però noi genitori questa domanda Sì, ce la poniamo ogni giorno, perché ma secondo l'età che la hanno. domanda che mi pongo io è questa. Se tu ti puoi iscrivere a TikTok a 13 anni, perché a 9 anni già sei iscritto con una data falsa e con i tuoi genitori che sanno che tu sei Appunto. iscritto? E perché poi piangiamo la bambina di 12 anni che muore per una challenge presunta su TikTok quando poi sappiamo che lei non poteva stare lì, che non c'era motivo di stare lì? Quindi i genitori devono, senza creare tragedie, perché poi anche questa guerra contro TikTok è una guerra stupida, perché oggi si chiama TikTok, ieri si chiamava Instagram, dopodomani si chiamerà Ask, l'altro ieri si chiamava Ask.fm, adesso si chiama Telonym. Cioè, c'è una tale proposta da parte del mondo dei social network che è difficilissimo fermare questo. E poi ci Dico, ma sono. allora bisognerebbe fare proprio dei corsi di formazione ai genitori Ma per bisogna spiegargli fare la come scuola per limitare genitori certi come ce accessi. l'hanno Quello che tutti i dicevamo paesi prima, d'Europa. cioè. Cioè, bisogna fare una scuola per genitori. Se tu non sai quello che Ecco, fanno i tuoi no, figli, ecco. noi te lo spieghiamo. Non c'è speranza, non c'è altra alternativa. Cioè, ci vuole una presa di coscienza da parte dei genitori. Io incontro tanti genitori e che quando si rendono conto di quello che accade, poi cercano di mettere un argine, però fino a quando non lo sanno, fino a quando non succede il caso eclatante, è come se non fosse successo nulla. Oggi è tanto più difficile in questo momento di pandemia, però, entrare nel loro schermo, nel tablet dei nostri figli, che è l'unico spazio in cui riescono adesso a muoversi. Perché, come dicevi, poi dicevate poco fa, in questo momento abbiamo privato i nostri figli adolescenti in età scolare non solo di tanta qualità nell'apprendimento scolastico curricolare, ma anche di tutte quelle emozioni dovuti al vissuto di contatto che noi abbiamo vissuto ai nostri tempi, e che pensate un giovane, e questo lo chiedo anche alla dottoressa Gaglio, che è a 16 anni con gli ormoni che vanno a 3.000, sono relegati a casa e non possono uscire. Pensate che, cioè io vedo mio figlio che dice io non vedeva l'ora di rientrare a scuola. Pensate il mondo capovolto, i figli che non vedono l'ora di andare a scuola.
veramente questa pandemia ci ha stravolto completamente ogni paradigma. Quindi, verissimo. come si fa ad entrare a gamba tesa nel loro tablet per controllarlo, porre dei limiti, quello che è diventato tutto il loro mondo? Ecco, questa è una Penso che la difficoltà in più. dottoressa Caio vorrei dire Sì, qualcosa, però come volevo dire dicevo. questo, che volevo solo dire una cosa. Proprio ieri ho fatto un incontro via web in una scuola e la professoressa, stavo parlando di una superiore, ha lanciato un appello ai genitori dicendo: per favore, quando i vostri figli sono collegati con il PC o con il tablet, sequestrategli i telefonini, perché spengono la telecamera e continuano a giocare mentre noi parliamo e facciamo lezione. Quindi no, non è proprio così semplice, non è proprio così semplice. No, Scusi. perché chiaramente non voglio assolutamente entrare molto nello specifico, però forse questo lockdown, questo essere molto a casa la famiglia, no, in qualche caso probabilmente anche ha aiutato ad avvicinare i genitori e i figli, perché non ci possiamo aspettare che un figlio possa migliorare questa situazione. Deve essere il genitore a riuscire ad entrare nella vita del figlio. Non possiamo aspettarcelo da lui. Come l'alleanza con i professori, forse è un'alleanza superiore a quella che abbiamo visto in questi ultimi anni, può essere importante nella conoscenza della vita privata anche dei ragazzi. Non lo so, io parlo Certo, da, io parlo da, diciamo, no, non parlo da psicologo, da esperto di queste cose, però magari ti vanno in mente quando un ragazzo si comporta male, viene chiamato il genitore è portato a difendere il figlio. Questo non va bene. no, L'alleanza tra ovviamente. professore ed alunno ed è professore e genitore per l'educazione del ragazzo deve essere grandissima. Assolutamente, Certo, infatti questo noi è lo viviamo, verissimo. infatti Io ogni però giorno. volevo aggiungere ancora un'altra cosa. Sì. Che noi di generazioni consapevoli, già prima che scoppiasse la pandemia, avevamo affrontato il tema delle nuove tecnologie e dei social, ponendo come titolo rischi o risorse. E cioè, oggi abbiamo anche, ci vogliamo anche porre l'accento, quando già oggi comunque queste tecnologie ci permettono di fare cose che prima impensabili, di essere presenti da più parti del mondo, di condividere anche le cose buone in maniera più veloce e più È un rapida, che è uno mezzo degli di. obiettivi dell'associazione Generazioni Consapevoli, perché così come fanno i nostri figli che si collegano tra loro e condividono le cose a volte sbagliate, negative, pericolose che sono sui social, così Generazioni Consapevoli vuole condividere con i genitori, che magari sono meno bravi a farlo in questo momento, le cose positive, le esperienze, le testimonianze e i suggerimenti che gli esperti ci danno in ogni evenienza. E ora la domanda è, la volgo al positivo, al dopo pandemia, cosa ci resterà di positivo, secondo voi? Perché dobbiamo anche pensare, quando questa pandemia sarà finita, a immaginarci il mondo dei nostri figli che vengono fuori tra un anno, quello che sarà, che cosa resterà? Lo chiedo a voi esperti di queste abitudini che abbiamo acquisito in questo momento. Nel dopo pandemia avremo una sorta di rifiuto, perché immagino che all'inizio i prossimi webinar che ci proporranno, quando la pandemia avrà smesso di darci delle limitazioni nella nostra vita quotidiana, immagino che non vorremmo più sentirne parlare, almeno per un certo tempo. Io immagino che di webinar non ne vorremmo sentire parlare. Io vedo che con l'Ordine degli Ingegneri facciamo i webinar, ne coinvolgiamo tantissime, però ogni volta diciamo: ma che era bello quando potevamo vederci e quando potevamo prendere un caffè insieme, mentre c'era, durante la pausa di un seminario, di un webinar, di un corso di formazione fatto in presenza. E allora io penso che, dico, cosa resterà, vi chiedo agli esperti, di tutto questo dopo che la pandemia sarà finita? È Come ce lo difficilissima la immaginiamo questo risposta. mondo? Ti potrei risponderti come ha risposto Draghi, nel senso che dice: non vi aspettate che appena finisce la pandemia accendiamo la luce e tutto torna come prima. Dobbiamo ricostruire i nostri rapporti, la nostra vita, sicuramente. Io penso che dobbiamo partire dalle piccole cose, dai piccoli gesti, dai piccoli effetti. Bisogna ripartire dagli abbracci, bisogna ripartire da cose che fino a qualche tempo fa erano scontate e non lo sono più. Quindi
Non c'è dubbio che questa invadenza tecnologica non potrà scomparire, cioè le tecnologie hanno una caratteristica che è quella di essere presenti nella nostra vita sempre più nascoste, sempre più nascoste. Oggi facevo lezione con i miei studenti e mi raccontavano, no, di queste nuove tendenze di comprare dei robottini che servono per pulire casa mentre tu non ci sei e che puoi pilotare attraverso gli smartphone. Però la sorpresa qual è? Che diciamo, tutti gli upgrade di questi servizi che vengono dati ai robottini, in cambio chiedono al robottino di raccontare, disegnare e di fare proprio una pianta precisa di come è fatta la casa. Quindi il robottino ti dà dei servizi e allo stesso tempo acquisisce il dato di come è fatta la casa e ti disegna proprio la pianta di come è fatta la casa. Quindi noi paghiamo un prezzo quotidiano in termini di profilazione, in termini alla tecnologia. La tecnologia vuole qualcosa in cambio, cioè non c'è nulla, non c'è nulla di gratuito. Quindi noi avremo in futuro dei servizi sempre più efficienti, avremo sempre delle applicazioni che ci porteranno ad avere sempre delle cose, dei servizi migliori e maggiori, però allo stesso tempo perderemo sempre dei pezzi della nostra vita, della nostra privacy, di quello che siamo e di quello che vorremmo essere. Quindi penso che una delle cose importanti che mi sento di dire è che dovremmo cercare di vivere la nostra vita riconquistandoci dei pezzi di libertà che abbiamo perso, convinti che invece la stavamo guadagnando. Quindi non è un'operazione facile, però è quello che secondo me dovremmo fare, quello che bisognerà fare per riprendere in mano quello che era il cammino, ma soprattutto il dovere che noi abbiamo, e penso che qui siamo tutti d'accordo, mi sembra che siamo tutti d'accordo, è non togliere mai i sogni ai nostri ragazzi, non possiamo farli smettere di sognare. Io, il mio libro si intitola Figli delle App perché parte dalla canzone di Alan Sorrenti che si intitolava Figli delle Stelle, che ci raccontava che sopra di noi c'erano solo le stelle e che tutto il resto potevamo conquistarlo perché eravamo liberi. Ecco, noi non dobbiamo togliere a questi ragazzi che oggi sono chiusi nelle loro stanze, come dice Fiorello di sua figlia 15enne, davanti al computer e con il pericolo che non posso uscire da casa, noi non dobbiamo togliere la speranza che il loro domani sia migliore del nostro. Anche perché non sono marziani, sono i nostri figli e sono quelli che noi abbiamo educato esattamente così come sono. Grazie. Grazie, io penso che Grazie questa sera abbiamo a voi. Sì. dato degli interessanti spunti di riflessione per tutti. E io ringrazio appunto i nostri ospiti, il professore Francesco Pira, Grazie la dottoressa Rosamaria Gaglio e ovviamente Achille Furioso, l'ingegnere Achille Furioso, che è stato in collegamento con a voi. noi. Grazie. E speriamo, e soprattutto devo ringraziare il Lions Club Agrigento Host, il mio club, per averci dato appunto la possibilità di questo service. E speriamo che ci siano altre occasioni. Ho già in programma qualcos'altro, però ancora non, diciamo, manteniamo la riserva. Speriamo di rivederci presto qui per una nuova trasmissione e di discutere insieme un nuovo tema interessante. Vi ringrazio, saluto tutte le persone che sono state con noi e arrivederci, buona serata a tutti.